Cari amici, ben ritrovati. Oggi siamo insieme con il fondatore del Museo Marinaro Tommasino Andreatta, Ernani Andreatta. Benvenuto Ernani, buona giornata. La ringrazio e buona giornata anche a voi di Telepace. Allora, Ernani, un museo marinaro, ci può dire intanto da dove è nata questa idea? Poi vedremo, cercheremo di entrare dentro il museo. Ma da dove è nata l'idea di fare un museo marinaro? Perché? Se dovessi farle una battuta, le direi che l'idea è nata dalle careghe, ma le spiego il perché. Ma guardi, l'idea ha radici molto lontane, che posso dire risalgono a quando io ero un giovanotto che cominciava a navigare. Perché da allievo ufficiale o da terzo ufficiale, dopo aver fatto l'Accademia Navale come allievo ufficiale di complemento, negli anni 1955, perché come lei sa io ho un'età ragguardevole, e quando mi chiedevano di dove sei, e io gli dicevo sono di Chiavari, e loro tutti rispondevano: ah, il paese delle seggiole. E io dicevo sì, è veramente il paese delle seggiole, perché Chiavari insomma ha avuto una grande storia, perché queste seggiole sono andate addirittura alle corti imperiali, non solo reali. Perciò la seggiola era un importantissimo manufatto di Chiavari. Ma Chiavari, gli dicevo, non aveva soltanto, non è stata soltanto grande e importante nella manifattura delle seggiole. Soprattutto noi abbiamo avuto, direi, 2 o 3 secoli di grande industrializzazione dei cantieri navali, che erano legati al mare in modo molto importante. Infatti sono stati varati a Chiavari oltre 250 velieri oceanici, cioè velieri che andavano in tutto il mondo a portare mercanzia e anche a volte passeggeri quando lo richiedevano. Io non è che mi arrabbiassi di questa nomea che aveva Chiavari, anzi mi faceva piacere sapere che Chiavari era stata così importante nella manifattura delle seggiole. Però dentro di me pensavo: ma guarda un po' che nessuno sa mai nulla di questi periodi che sono durati secoli, dove Chiavari ha costruito, poi ho verificato, mentre Camogli è diventata la città dei mille bianchi velieri, Chiavari non era nulla, era solo il paese delle seggiole. Ma non lo dico con rammarico questo, lo dico con grande gioia che Chiavari abbia questo nome. Però bisogna anche dare il giusto posto nella vita di Chiavari legata al mare, perché non credo sia giusto che nessuno sappia più nulla, assolutamente nulla. E poi se guardiamo i due manufatti uno vicino all'altro, vediamo subito la differenza che c'è tra il costruire una seggiola e costruire per esempio un brigantino a palo come questo. Ciò non toglie che la seggiola deve continuare ad avere la sua importanza, ma i grandi velieri devono essere rimessi al loro posto, cioè nella grande storia marinara di Chiavari. E l'occasione di fondare un museo, cioè di riportare Chiavari al suo giusto posto nella storia, è venuta proprio da Franco Mario Tommasino. Sia il suo padre, che era il famoso Ciccia, avevano lavorato nei cantieri Gottuzzo di Chiavari, che sono stati per oltre 100 anni, hanno lavorato proprio qui, dove a fianco di casa mia, che è l'antica casa Gottuzzo, hanno varato loro stessi oltre 150 velieri. Poi ci sono stati altri costruttori come Matteo Tapani, Ushu Matte, che era il padre del podestà di Chiavari. Poi ci sono stati Beraldo, i Piceni Gessaga, i Miceli, altri costruttori navali che hanno dato a Chiavari
credo almeno 500 grandi velieri oceanici. È una cifra che non è assolutamente esagerata, perché l'ho potuta poi verificare sia dai libri RINA, del Registro Navale Italiano, sia da altri libri che ho sotto mano anche al Museo Marinaro, e che raccontano appunto di questa grande storia di Chiavari. Ma non solo Chiavari, ho scoperto che anche Recco, che è diventato ora il paese della focaccia, invece ha una grande storia marinara. Ho scoperto che a Lavagna, nei cantieri Brignole, che erano più o meno dove ora sono i cantieri Topazio, sono stati varati oltre 60 velieri oceanici, ma grandi velieri, cioè tutti minimo due alberi o tre alberi, cioè brigantini a palo o navi, perché la dicitura nave in termine velico, di veliero, sono tre alberi con vele quadre. Ecco, non è che la nave è un termine generico, diciamo, in questo senso. E allora mi sono reso conto che tutte le cittadine liguri, un po' meno Rapallo e Santa Margherita, perché loro si sono dedicati nell'Ottocento soprattutto al turismo e non alla cantieristica, avevano una grande storia, che poi questa grande storia me l'ha confermata una persona importantissima per il Museo Marinaro di Camogli, che è il comandante Pro Schiaffino. Si fa chiamare Pro perché il suo nome sarebbe Prospero, però si chiamare Pro per, ha sempre detto, per distinguersi dai vari Prospero Schiaffino, perché come sapete a Camogli moltissimi cognomi sì, sono Schiaffino. Società Economica di Chiavari. Presentazione del libro Chiavari Marinara. Correva l'anno 1993. Penso sia molto utile dare un breve sguardo a questo filmato, specialmente per i cittadini di Chiavari e di Camogli. È un libro dedicato alla stagione dei bianchi velieri che Chiavari conobbe come Camogli, come Porto Maurizio e Oneglia, come Genova e Savona e tante altre città e cittadine liguri fra la metà dell'Ottocento sino alla prima metà del Novecento. Una stagione che con i suoi costruttori navali, armatori, marinai, capitani e mercanti fece la ricchezza, prima dell'epoca del turismo, di queste riviere. Ma Chiavari è anche di più, perché addirittura può essere considerata come la più importante di tutte, perché oltre che avere armamento, avere capitani, avere navi, aveva anche un sistema che attualmente si potrebbe chiamare intermodale, nel senso che andava a comprare la merce dov'era e la portava dove doveva andare. Un esempio andava nel Mar Nero a comprare il grano, lo caricava, lo portava per esempio in Inghilterra, se lo vendeva e naturalmente su tutto questo lavoro ci guadagnava sopra. E tutto questo nasceva da un particolare quartiere di Chiavari. Esattamente, il quartiere degli Scogli. C'è ancora, ha mantenuto una certa caratteristica, diciamo, naturalmente è stato, diciamo, integrato con i cosiddetti foresti, cioè con persone che venivano da fuori, ma che inizialmente lavoravano tutti nei cantieri navali. Ma tutta Chiavari partecipava a questo commercio internazionale con rotte e basi mercantili su tutti i mari del mondo. Difatti lei trova dei chiavaresi in Sud America, in Nord America, in Inghilterra, perché erano questa gente che erano molto importanti, perché erano andati là non come migranti ma come lavoratori, portando il loro bagaglio di esperienze, di capacità e anche di capitali. E la grande folla stipata nella sala della Società Economica ad ascoltare la presentazione di Massimo Zamorani ha fatto vedere quante famiglie chiavaresi ancora abbiano nella loro memoria i ricordi, le immagini, i racconti, le parentele con quella stagione che adesso nel libro trova nuova vita. Voglio chiederle questo, ma le navi che venivano varate a Chiavari, le chiama velieri, vuol dire che non avevano propulsione a motore, erano solo mosse dalla vela?
Difatti, ancora nel 1922, che è stato l'ultimo grande veliero varato a Chiavari, che si chiamava Fidente. Come potete vedere chiaramente al varo, a poppa non c'era elica. Inoltre, le prime macchine a vapore occupavano molto spazio che normalmente sui velieri veniva adibito al carico utile. Quindi c'è un legame fra la fine della marineria a vela e la fine anche di queste costruzioni, di queste industrie navali nella nostra zona? Certo, c'è un legame molto stretto, però lei capisce che passando dalla vela al motore è stato un trauma per gli armatori, specialmente di Camogli, ma anche per gli armatori, diciamo, di Chiavari, perché bisognava prima di tutto pagare il combustibile, mentre prima il vento era gratis. E poi quando si andava in giro per il mondo a vela, lei poteva andare in tutto il mondo, ma il combustibile non solo bisognava pagarlo, ma era anche in genere monopolio della marina imperiale inglese, perché gli inglesi avevano occupato alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento tutti i porti strategici nel mondo, cioè erano in possesso di Suez, di Aden, di Singapore, tutti questi posti. Se lei voleva il combustibile doveva essere amico degli inglesi. Infatti anche la marina tedesca ha avuto grosse difficoltà, perché i tedeschi, come sappiamo, spesso erano in contrasto con gli inglesi e gli inglesi non fornivano di combustibile le navi a motore tedesche. Per cui sono sorti in quel periodo, negli anni 30, 1930, i famosi windjammer. Cosa vuol dire windjammer? Windjammer vuol dire acchiappavento, cioè costruivano velieri con degli alberi enormi, altissimi, con delle vele anche laterali molto grandi, per acchiappare più vento che fosse possibile e contrastare la velocità del motore. Ma poi era una guerra che era persa in partenza, perché poi negli anni 1935, praticamente pian piano, anche dopo la guerra, la vela diventò una vela da diporto, non più una vela commerciale. O... Ma a questo proposito, vediamo questi brevi filmati che avevo in archivio. In questo filmato parleremo di uno di questi grandi velieri del passato che nel termine anglosassone furono chiamati windjammer, termine quasi intraducibile che letteralmente significa acchiappavento. Erano così chiamati per la straordinaria superficie e imponenza della loro velatura, che per decenni tentò invano nel primo Novecento di contrastare alla nascente macchina a vapore il dominio commerciale sui mari. Pensate al groviglio di cavi e cime che col nome di manovre dormienti, cioè fisse, e manovre correnti, cioè azionabili, ornavano gli alberi di questi grandi velieri. L'ultima speranza della grande epopea della vela fu il clipper. Dunque il clipper, il cui nome deriva dall'inglese clip along, vale a dire andare molto velocemente, era tutto in legno, ovunque. Era una nave fantastica che dava un'impressione di leggerezza e di velocità inimmaginabile. Ogni sua parte era concepita per la velocità e per lo spazio di carico. Siamo alla grande corsa per il tè d'Oriente, per la lana australiana e per il trasporto degli emigranti. È la grande corsa verso l'oro della California e i clipper effettuano in tempo record il passaggio del Capo Horn. Da New York a San Francisco il percorso si fa sempre più veloce, sempre più rapido, sempre più breve. Sulle navi viaggiano i sogni, le illusioni della gente che credeva di trovare nell'oro californiano la soluzione ai problemi della propria esistenza.
È la corsa verso la velocità, ma è anche la corsa verso la fine di un'epoca. Evidentemente queste grandi navi, con un sistema di vele incredibile, velature di più di 4.000 metri quadrati, non potevano resistere alla sfida del motore. Resistettero appena qualche decennio, come questo tre alberi finlandese, il Grace Harwar. Eccolo nel 1929, mentre costeggia l'America del Sud verso Capo Horn, trasportando carbone e frumento. L'equipaggio, 20 uomini, che non si facevano illusioni su ciò che li aspettava. Inzuppati d'acqua salata, lottando contro un vento che poteva raggiungere i 200 km orari, vivevano 4 o 5 mesi di supplizi, di cui 2 settimane, come minimo, solo per doppiare Capo Horn. Questo filmato è un documento eccezionale, recuperato da un inglese, Alan Villiers, che a partire dagli anni 20 consacrò la sua vita allo studio dell'impresa dell'uomo a Capo Horn. Bisogna immaginarsi l'operatore abbarbicato alle cime a filmare questa immagine. Un altro celebre doppiatore del Capo Horn fu il comandante Gautier, di cui rimane una testimonianza registrata. Il Capo Horn, i marinai l'hanno soprannominato l'inferno. È l'inferno dei marinai, perché è quello che l'Himalaya è per gli alpinisti. Certe navi hanno impiegato 80, 100 giorni per riuscirci. Alcuni hanno disalberato e non ce l'hanno fatta. Una nave su 4 c'è rimasta. La Psyché della compagnia Le Chalet, verso il 1903, si incendiò e gli uomini dovettero abbandonare la nave e calare le scialuppe. La scialuppa del comandante fu ritrovata solo dopo 40 giorni che egli passò alla deriva in questi mari tempestosi. Finiti i viveri, l'equipaggio fu costretto a bere la propria urina. Molti morirono di fame, altri impazzirono e alcuni finirono pare per mangiare i resti dei compagni già deceduti. Un naufragio celebre, di cui si venne a conoscenza solo nel 1905, fu quello del Marlborough, una nave inglese sparita senza lasciar tracce 15 anni prima. La nave fu ritrovata alla deriva in una baia dell'isola del Capo Horn. Al timone c'era lo scheletro dell'uomo addetto al timone, sul cassero lo scheletro del comandante e senza dubbio dell'ufficiale in seconda. Nei posti dell'equipaggio c'erano scheletri sdraiati. Cosa sia accaduto veramente è tuttora un mistero. In ogni caso fu a causa di ritrovamenti come questi che si diffusero leggende sulle navi che vagavano in balia del mare, le navi fantasma. Furono costruiti velieri a 5 alberi e a 7 alberi, ma alla fine degli anni 30 di grandi velieri da trasporto non ce n'erano più. Oggigiorno le uniche sopravvissute sono le navi scuola delle marine militari, l'Amerigo Vespucci italiana, la Krusenstern sovietica, la Sagres portoghese, la Belle Poule francese, la Darpo Morza polacca, la Eagle americana. In occasione del bicentenario degli Stati Uniti d'America, queste navi si sono date appuntamento sulle coste del Nuovo Mondo. Quel giorno, gli ultimi grandi velieri hanno offerto uno spettacolo magnifico, perché nelle loro vele spirava il vento della storia. Ecco, di che dimensioni erano i velieri costruiti nei cantieri di Chiavari e della nostra riviera? Sì, nei cantieri di Chiavari i velieri costruiti più grandi sono stati il Luisa per un armatore di Pegli che si chiamava Benvenuto, per esempio, che era circa 83 metri di lunghezza, cioè erano misure enormi per quei tempi. E tenga presente che il veliero in legno, cioè la nave in legno come scafo, non poteva essere più di una determinata lunghezza, altrimenti ne andava della sicurezza. Difatti, quando nel 1898 è stato fondato
il cantiere navale di Riva Trigoso, lì tutti i velieri li hanno costruiti con scafo in ferro e allora hanno fatto i quattro alberi, perché la nave in legno più di tre alberi non poteva sopportare per questioni di solidità e sicurezza. Ecco. Pertanto, c'era a Chiavari hanno attorno ai cantieri, quindi c'era un indotto molto grosso che si è andato a perdere, quindi, perché quanta gente era coinvolta nella costruzione di queste imbarcazioni? Le do un esempio molto semplice. Quando io, come lei sa, come tutti sanno, sono mia madre era una Gotuzzo, cioè erano i Gotuzzo hanno avuto per tre generazioni il cantiere navale qui agli Scogli. Bene, quando morì mio bisnonno, che si chiamava Francesco Gotuzzo, detto Mastro Checco, che preveniva da Recco, quando morì nel 1865 aveva nove velieri, dico nove velieri, le posso dire tutti i nomi, grandi velieri a tre alberi in costruzione qua nel cantiere agli Scogli. E ce n'era uno o due proprio qua sulla piazza, che aveva altre dimensioni e altre, diciamo, toponomastiche. E poi gli altri sette erano invece su quello che poi è diventato il cantiere navale dei Gotuzzo. Cioè avere nove velieri sullo scalo significa impiegare centinaia di maestranze, dai maestri d'ascia, ai calafati, ai chiodatori, eccetera, non indifferente. Ed infatti, diciamo ora non le ricordo, ma ho anche spesso tutti i nomi di queste maestranze che lavoravano, che le ho riportate sui libri, che lavoravano in questi cantieri. Cioè era un indotto grandissimo. La caratteristica di questo, di questi cantieri navali che erano agli Scogli, diede a questo rione un po' la caratteristica di un rione, diciamo, non elegante, perché come lei sa, i signori di Chiavari, i vari, non so, Rivarola, Costa Guta, Marana, eccetera, avevano le case, i palazzi a Chiavari, e gli Scogli, forse a ragione, lo ritenevano un rione poco elegante, per cui venivano in carrozza a vedere i vari. Quando io ho proprio delle retrospettive di queste situazioni, che poi sono raccontate non solo da me ma anche da altri libri, salivano in carrozza, scendevano dalla carrozza quando erano nella prossimità del varo, assistevano al varo, poi risalivano in carrozza e se ne tornavano a Chiavari. Questa era un po' una caratteristica di questo rione, che era un rione soprattutto, diciamo, di operai, di maestranze che lavoravano il legno, perciò non aveva, insomma, le caratteristiche signorili che potevano avere al centro di Chiavari. La piazza dei pescatori, lei ce l'ha detto tra le righe, non era considerata Chiavari, si diceva vado a Chiavari quando si arrivava dalle parti di Corso Millo di Carugio, Chiavari cominciava da lì. Sì, però vorrei raccontare, se mi dà il tempo, un attimo la storia di questi nomi, piazza dei pescatori, perché tenga presente che prima di chiamarsi Corso Valparaiso, Corso Valparaiso si chiamava Via Olearia, perché questa Via Olearia è stata, questo nome è stato dato dai grandi armatori della vela, perché a mare avevano costruito 10 palazzi che poi sono tutti stati buttati giù dal mare, ma siccome questi armatori avevano fatto i soldi con l'olio d'oliva che commerciavano attraverso i loro velieri con Marsiglia e anche con Savona, dove c'erano le fabbriche di sapone, questa via l'hanno chiamata Via Olearia, che è stato questo nome è esistito fino al 1888. Nel 1888 questa via si è chiamata per tantissimi anni Via al cantiere, perché si andava al cantiere appunto degli Scogli, dei Gotuzzo. Anzi, addirittura, come vediamo in questa antica mappa, si è chiamata per un certo periodo Strada alla Marina. Ed il cantiere navale cominciava appunto in Piazza Gagliardo. Poi dopo, nell'era più moderna, è stata chiamata Via Valparaiso. Invece, Piazza dei Pescatori, come giustamente si chiama adesso, è stata per anni e anni
ciassa di barchi. Cos'erano i barchi? I barchi erano i grandi velieri che venivano varati proprio in questa zona. E Piazza Davide Gagliardo è il nome ufficiale del comunale, che però non è mai stata usata, perché prima veniva usato ciassa di barchi. Dopo ciassa di barchi, con l'avvento dei pescatori agli scogli, a cui io ho dedicato molte pagine dei miei libri, perché questi pescatori sono stati straordinari in tutta la loro vita e anche in tutto quello che riuscivano a produrre attraverso i bianchetti, le acciughe, eccetera, che poi mandavano a Milano, ai mercati di Milano. Dopo, negli anni 30-35, è diventata sede di pescatori con le lampare, eccetera, e allora è diventata ora Piazza dei Pescatori, in genovese, Ciassa di Pescoi. Ecco, questa è un po' la storia di queste due toponomastiche. Qual è stata la motivazione, no? Ci ha raccontato questo pezzetto di storia di Chiavari, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma veniamo allo specifico del museo, perché il museo è nato da questo suo remoto desiderio, e poi ci racconti un po' che cosa raccoglie, quali sono i pezzi salienti di questo museo. È senza dubbio la spada d'oro di Enrico Millo. Nel 1913, quando Millo visitò Chiavari, fu donata dal sindaco di allora Nicola Arata all'eroe dei Dardanelli, che era Enrico Millo. Dopo 100 anni le nipoti Olga e Francesca l'hanno riportata a Chiavari al museo, che è nella scuola telecomunicazioni. Il museo ha avuto per grande protagonista e soprattutto grande donatore questo Franco Mario Tomasino, che si chiamava appunto di soprannome Mario, qui agli scogli avevano tutti il soprannome. E è nato perché lui nel 1997 volle donarmi una 35 modelli navali che lui aveva costruito, tutti naviganti e galleggianti. Allora mi disse: li mettiamo assieme agli utensili che tu hai, dei Gotuzzo e di altri che possiamo trovare dai nipoti dei maestri d'ascia qui agli scogli, e facciamo un museo. E ci ha detto: una bellissima idea, ma però ci vuole anche la sede. E allora abbiamo deciso, nei fondi di casa mia, di costituire questo museo, che è stato lì per circa 3 anni. Questo museo è stato proprio il nome che gli abbiamo dato, è stato un po' imposto da Tomasino, che ha detto: io vorrei chiamasse Tomasino, ma vorrei che si chiamasse anche con tuo nome, Andreatta. Allora gli abbiamo dato il nome di Tomasino Andreatta. Ed è nato il 7 di luglio, abbiamo fatto una grande cerimonia dove c'era anche l'ex sindaco Ammiraglio Gatti, e c'erano tutte le autorità di allora, sia militari che civili che ecclesiastiche. Il Museo della Marineria Tommasino Andreatta, inaugurato questa mattina a Chiavari, nel cuore del rione Scogli, è qualcosa di più di una fredda esposizione di oggetti, di modelli e di documenti. Quel che conta è la memoria, il ritorno alle radici. Qui è sempre stata terra di ribelli, di uomini di mare. Infatti si erano ribellati alla dittatura feudale dei Fieschi, a Lavagna, e si erano rifugiati in questa parte della città, che allora non esisteva ancora, e avevano formato il primo nucleo. Quindi significa ricordare questa gente, i loro discendenti e soprattutto le fatiche per sopravvivere, per progredire, solcando i mari, lavorando nelle attività navali a terra e cercando di portare avanti il discorso della vita con grande dignità. Il museo nasce dall'amore per il mare di Franco Tomasino. La sua splendida collezione ne rappresenta il nucleo principale. Il comandante Ernani Andreatta ha messo a disposizione i locali per esporre i pezzi. Però il museo deve logicamente avere un'altra sede che sia più ampia e fruibile, soprattutto meglio dal pubblico. La parte storicamente più importante del museo è costituita dagli antichi strumenti di lavoro dei maestri d'ascia chiavaresi, i maccianti, i risso, i solari,
che insieme a costruttori di navi della levatura di Matteo Tappani e dei fratelli Gotuzzo hanno realizzato i più bei velieri italiani del secolo scorso. La cerimonia di inaugurazione è stata preceduta dalla messa in piazza e dalla benedizione delle imbarcazioni, con la deposizione di una corona in onore dei caduti del mare. Questo museo è nato proprio nei fondi di casa mia perché non avevamo altro spazio da poterlo sistemare. Poi questo museo si è ingrandito enormemente, non solo, ma capisce che casa mia era una casa privata. A tutte le ore suonavano, anche a mezzanotte, per vedere questo museo, perché io avevo messo la targa fuori, Museo Marinaro, e tutti volevano vedere il Museo Marinaro, che era in una locazione bellissima, perché i fondi di casa mia, diciamo, erano molto antichi, avevano delle cisterne in ardesia che avevo svuotato, e lì, insomma, ci stava benissimo. Però dopo 3 anni il dottor Angelo Barreca, che era presidente dell'Expo Fontana Buona, mi disse: ma qui non hai posto, perché tanti continuavano a portare utensili o altri attrezzi o modelli navali, eccetera. E allora l'abbiamo spostata all'Expo Fontana Buona. Nella balconata dell'Expo Fontana Buona c'è stato fino al 2008. È l'unico museo in Liguria che espone tutti gli attrezzi con cui i maestri d'ascia, Calafati e Chiodaroli costruivano velieri, pescherecci e gozzi. Neanche il Galata, il Museo del Mare di Genova ospitato alla Darsena, dispone di questa raccolta. Ma al Museo Marinaro Tommasino Andreatta, che ha sede all'Expo di Calvari, in Val Fontana Buona, entroterra di Chiavari, si può scoprire molto altro. Ad esempio un marchingegno dal nome un po' curioso, che è poi l'antenato del fax, ma anche altri apparecchi dal fascino antico e ancora modellini di navi come il transatlantico Michelangelo, galleggianti e radiocomandati. Il museo prende il nome da Franco Tommasino, tecnico della sede RAI di Genova, chiavarese, scomparso nel 1998, e dall'amico Ernani Andreatta, ex capitano di lungo corso, al quale regalò i suoi modellini per il museo che intendevano inaugurare. Andreatta aprì l'esposizione a Chiavari nel 97, nella propria casa, ereditata dalla famiglia materna, i Gotuzzo, grandi costruttori navali. Chiavari, infatti, aveva una grande tradizione marinara. Proprio qui, in Piazza Gagliardo, nel rione Scogli, dagli inizi dell'Ottocento fino al 1930, furono realizzati e costruiti grandi velieri che hanno solcato i mari di tutto il mondo. Dal 2001, però, Andreatta ha trasferito il museo a Calvari, in una sede più decentrata come l'Expo della Promo Provincia, ma più frequentata. Qui ho potuto usufruire di una struttura meravigliosa, di un pubblico molto più numeroso di quello che avrei avuto a Chiavari. Fra i tanti utensili esposti, uno dei più importanti, oltre all'ascia con cui i maestri modellavano il legno, è il maglio con cui i Calafati impermeabilizzavano gli scafi, otturando le fessure fra le assi di legno con stoppa imbevuta di pece. Le due scanalature sulla testa del maglio non erano casuali. Il calafato era in posizione molto scomoda perché doveva essere sotto il fasciame della nave e tutto il giorno martellava, per cui queste fessure le davano quella giusta elasticità e rimbalzo per faticare un po' di meno. Un'ampia parte del suo museo è dedicata agli apparecchi riceventi e trasmittenti, che non sono strettamente collegati alla marineria di Chiavari, ma che hanno avuto grande importanza nelle comunicazioni anche navali. Io ho voluto rendere soprattutto omaggio al nostro Guglielmo Marconi. Qui abbiamo una cuffia che era stata donata a Franco Tommasino dal radiotelegrafista dell'Elettra, che si chiamava Adelmo Landini. E ora parliamo di un apparecchio dal nome un po' particolare. Sì, il belinografo. Non mettetevi a ridere, questo nome non ha niente a che fare con l'esclamazione così in uso nel dialetto genovese e ligure. Il suo inventore era un francese che si chiamava Edouard Belin, scritto Belin letteralmente. Ma a cosa serviva questo apparecchio? Ma lo possiamo con sicurezza considerare l'antenato del fax, perché trasmetteva già dal 1907 in poi immagini che potevano essere o fotografie o scritti un po' grossi, un po' grandi,
Oppure addirittura nel 1928 il governo francese riusciva a trasmettere le impronte digitali. Che tipo di modellino è questo? Beh, questo è il modellino del Rex, che veniva costruito con un kit di montaggio che era stato donato a tutti i passeggeri della prima classe lusso quando il Rex il 16 agosto del 1933 aveva battuto il record di traversata, cioè aveva conquistato il famoso nastro azzurro da Gibilterra a New York. Ma la stragrande maggioranza dei modellini sono di Franco Tommasino. Lui voleva soprattutto dare l'impronta del movimento a tutte le sue creazioni. Infatti lui ha riprodotto tutti i tipi di navi che esistono al mondo, cioè dall'hovercraft che cammina, che va sulla sabbia e sul mare, all'aliscaf, al sottomarino, per arrivare poi ai grandi transatlantici del passato, come possono essere il Rex, il Conte di Savoia o il più recente Michelangelo e Raffaello. Il museo è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 17 e il sabato e domenica su appuntamento, telefonando allo 0185 314403. Poi al 2008, altro trasloco, un comandante del tempo che si chiamava Pro Tempore della Scuola Telecomunicazioni Forze Armate di Chiavari, che è una zona militare, mi disse: ma guarda, là abbiamo un sacco di spazio, se tu ti metti a posto un po' di locali che io ti do, lo potresti portare giù questo museo. E io fui ben felice di portarlo, tra l'altro con il camion e le macchine militari mi aiutò in questo trasloco, e fu importante anche questo aiuto. Quando io lo sistemai alla Scuola Telecomunicazioni Forze Armate e ci misi 3 anni per occupare altri spazi, per sistemarlo come si deve, venne fuori un comandante al quale mi disse: ma qui non è una zona idonea, mi dispiace, ma tu sempre all'interno della Scuola delle Comunicazioni ti devi spostare. Allora, dopo 3 anni che io avevo sistemato questo museo, mi dovetti spostare in un'altra palazzina, che è la palazzina N, dove attualmente si trova, al piano terreno. A questo piano terreno poi cosa successe? Che nel 2014 ci fu l'alluvione a Chiavari, per cui io ebbi 60 centimetri di acqua e fango in questo museo, però salvai tutto perché tutti i reperti erano a 90 centimetri. Praticamente l'acqua alle caserme arrivò a 1 metro, ma siccome io ero circa 40 centimetri, diciamo, sopra il livello della strada, delle caserme, allora salvai tutto, non persi nemmeno un reperto di questo museo. Però lei capisce che 60 centimetri di fango e acqua fu un disastro totale, per cui altri 6 mesi di lavoro con alcuni dei collaboratori più stretti, che vorrei nominarne qualcuno come il signor Boareto Giancarlo e sua moglie Paola Ferraris, oppure Enrico Paini, che addirittura venne con suo figlio ad aiutarmi a pulire. E naturalmente ci misi dei muratori che con acqua e manichette e scope eccetera, dopo 6 mesi siamo riusciti a pulire anche tutti i modelli navali. Venne anche mia moglie Simonetta Pettazzi ad aiutare, e diciamo così volontari che mi diedero una mano. Perciò nella nuova sede, che è la sede dove attualmente è il museo, ci fu anche un'alluvione. Allora, in pratica, facendo la sommatoria, io ho fatto quasi 4 traslochi e ho preso anche un'alluvione. Lei può immaginare che fare il trasloco di 800 metri quadrati di museo non è che è una cosa da nulla, è un lavoro immane, dove io ci ho lavorato spesso anche fino a mezzanotte, a 1 di notte che lavoravo al museo. Cioè io ci ho perso, non la vita, ma ci ho perso il sonno,
per portare avanti questo museo, questa grande storia di Chiavari che mi sembrava giusto riportare alla luce. I pezzi più importanti custoditi nel museo, ci dica qualche pezzo di particolare pregio che è dentro il museo Tomasino Andreatta. Guardi, per me tutti i pezzi sono importanti e non ho preferenze, ma... I pezzi più importanti sono il Rex e il Conte di Savoia. Specialmente il Rex è un modello navigante bellissimo. Poi ci sono anche tutte le navi tecniche che esistono sia in marina militare che in marina mercantile. C'è la portaerei, per esempio Enterprise, ci sono le corazzate giapponesi Yamato. Ed è importante anche sapere che quasi tutti i reperti che sono al Museo Marinaro hanno il famoso QR code, dove si può facilmente, avendone l'applicazione, prendere il filmato che riguarda proprio quello specifico pezzo o reperto. Ecco, se voi avete il cellulare, quando passate davanti al modello della corazzata Yamato, potete prendere facilmente questo filmato con un semplice clic. La nave da battaglia Yamato è stata costruita dal Giappone con la gemella Musashi nel 1937, eludendo tutte le norme limitative internazionali. La Yamato, varata l'8 agosto 1940, era lunga 263 metri, dislocava 73.000 tonnellate ed era dotata di un apparato motore da 150.000 cavalli su quattro eliche. L'armamento dei grossi calibri consisteva in 9 cannoni da 460 mm. La corazza proteggeva lo scafo per ben 140 metri, con uno spessore di 40 cm che fuori raggiungeva i 5 metri. 2.500 gli uomini di equipaggio. Nell'aprile del 1945 attaccò le forze americane impegnate a conquistare l'isola di Okinawa. Fu una missione suicida. La Yamato venne attaccata da ondate successive di aerei siluranti. E centrata in pieno da 12 siluri e da 7 bombe di grosso calibro, si inabissò con tutto l'equipaggio alle ore 14 del 7 aprile 1945. Ci sono le navi militari italiane come la Garibaldi o la Vittorio Veneto. E naturalmente la Regia Corazzata Roma, che è un modello bellissimo, navigante anche lui, costruito da Marco Forlani. La nave è un progetto di Umberto Pugliese, un brillante ingegnere del genio navale. Thank you.
La corazza d'acciaio raggiunge sulle torri lo spessore di 35 cm. E le fiancate sono protette dai siluri da una particolare struttura che è risultata molto efficace. È una specie di camera d'aria formata da un cilindro cavo posto sotto il galleggiamento e collegato da diaframmi sia allo scafo esterno che a quello interno. L'aspetto della Roma è imponente. I 33 cannoni di grande e medio calibro della nave li ha costruiti la Oto Melara di La Spezia. Sono 9 pezzi da 381 mm, capaci di lanciare un proiettile di 8 quintali a più di 40 km di distanza, sotto la guida della centrale di tiro modernissima che sta nel ventre della nave, un vero computer. Pezzi da 152 mm e altri 12 da 90 mm per la difesa contraerea. Sempre per difendersi dagli aerei, la nave ha poi 20 cannoncini da 37 mm e 28 da 20, tutti prodotti dalla Breda di Brescia. Golfo di La Spezia, una delle grandi basi della Regia Marina. È la tarda mattinata dell'8 settembre 1943. In rada sono presenti le migliori unità della flotta italiana, comprese le 3 corazzate della classe Littorio. Non esentiamo certamente la Marina Militare, o meglio chi non la comandava o non la voleva comandare, o non era capace di comandarla, e cioè Supermarina, in quanto non riuscì nemmeno a seguire il codice di onore comportamentale come fecero i francesi nel 1915 a Tolone e i tedeschi nel 1918 a Scapa Flow, che nella sconfitta autoaffondarono la loro flotta, ma mai e poi mai l'avrebbero consegnata al nemico intatta. Gli italiani, invece, la portarono per quanto possibile totalmente integra a Malta, dove gli inglesi, per riceverla, gli mandarono incontro, a totale spregio, un cosiddetto scavafango greco, cioè una vecchia carretta del mare per di più greca. E si chiama Olga, la piccola nave che ha l'onore di scortare l'imponente formazione della Regia Marina fino alla secca della Larga Forca, dove le navi prendono fondo. In quell'isola che gli italiani, durante i 3 anni di guerra, non sono mai riusciti a prendere. Senza contare che durante la navigazione verso Malta i tedeschi ci affondarono la meravigliosa corazzata Roma, orgoglio della nostra marina, con la conseguente morte di 1.393 marinai, compreso l'ammiraglio Carlo Bergamini e il suo comandante Adone del Cima, e 4 chiavaresi, il tenente del Crem Emilio Ruocco, il fuochista Mario Falcone, il marinaio Sebastiano Custo e l'artigliere Giuseppe Descalzi. Queste foto scattate dall'aereo del maggiore Iope mostrano l'agonia della nave. Ora registrata, 15:40. Appare la bomba appena sganciata. Secondo scatto. L'ordigno, diretto via radio dall'aereo, sta puntando sul suo obiettivo. Terzo scatto. È a poche centinaia di metri dalla prua della Roma. La nave accenna un'accostata a sinistra, cerca di evitarlo. Quarto scatto. L'ordigno ha colpito e stanno per esplodere le cariche di lancio della nave. Dal baffo dell'onda notiamo che la nave è ormai ferma, inchiodata. Dalla Roma si leva una colonna di fumo alta 1500 metri. La temperatura sale enormemente, tutto si arroventa. Centinaia di uomini muoiono all'istante bruciati. Le esplosioni si susseguono. Chi può si getta in mare. Quasi tutti i sopravvissuti hanno ustioni gravissime. Sono le 16:10 del 9 settembre 1943. Tutto è finito. La Roma, la nave più grande che la Marina italiana abbia mai avuto, scompare negli abissi portando con sé 1391 marinai e ufficiali, l'ammiraglio Bergamini e il comandante.
Adone del Cima. Non sapremo mai quali furono i pensieri che attraversarono la mente di Carlo Bergamini in quelle ore drammatiche. Certamente l'armistizio, appreso dalla radio come un cittadino qualunque. Il voltafaccia verso l'alleato di un minuto prima. Un alleato scomodo, improbabile. Il suo nemico nella grande guerra e prima ancora il nemico storico di suo padre e dei suoi avi. Ma da soldato, pur sempre un alleato. Non poteva essere il primo a sparare, ma nel caso avrebbe potuto usare i medi calibri da 152 che erano previsti anche per il tiro contraereo. Con la loro gittata avrebbero fatto un efficace sbarramento, ma la decisione di aprire il fuoco andava presa molto prima, quando i tedeschi erano a 15-20 mila metri dalla flotta. Non poteva immaginare che proprio quel giorno sarebbe stata usata una nuova arma in grado di stravolgere il modo di condurre la guerra sul mare. E poi i suoi uomini e le sue navi. Era sceso dalla Spezia in formazione perfetta, con le bandiere spiegate, senza esporre segni di resa, quasi sapesse che quella sarebbe stata l'ultima grande flotta italiana a solcare il Mediterraneo. Perché quel pomeriggio l'Italia cessa anche di essere una potenza navale. Tra i tanti visitatori del museo, come scuole, bambini oppure famiglie, ci sono anche quelli più illustri, come l'arciduca Marcus d'Asburgo e Lorena, che veniva da Vienna, col suo aiutante Karl Skrivanek. Una gradita visita che abbiamo poi ricambiato nel 2017 a Vienna per la commemorazione dei caduti in mare di tutte le guerre. Nella deposizione della corona, il gruppo di Chiavari e la Spezia erano in rappresentanza dell'Italia. E dal lato invece delle radio antiche ci sono dei pezzi veramente straordinari che ora sono stati anche richiesti dal Museo Tecnico Navale di La Spezia, che appartenevano a Guglielmo Marconi. C'è un modello della nave laboratorio Elettra di Guglielmo Marconi che è veramente un gioiello, e ce ne sono solo due pezzi. Uno ce l'ha la figlia Elettra, di Guglielmo Marconi a Roma, e l'altro ce l'ho io al Museo Marinaro. E poi ci sono soprattutto dei pezzi originali che aveva Guglielmo Marconi sulla Elettra. Marconi nel Golfo del Tiguglio ha fatto alcuni importanti esperimenti, alcune delle innovazioni introdotte da Guglielmo Marconi sono state fatte proprio nel nostro Golfo, e a Sestri Levante abbiamo la Torre Marconi a ricordare questo. Esatto, e siccome autocostruiti ho circa 1600 DVD e pensi che sono tutti catalogati al Museo Marinaro, e non solo, poi ne ho circa più di un migliaio che ho comperato. In questi DVD io ho tutti quelli della storia, diciamo, della, come si chiama, prima della guerra, che c'era quella società della RAI che trasmetteva i DVD, che ora non mi viene il nome. Ho l'Istituto Luce, ecco, scusi, non mi veniva il nome. Io ho tutti i DVD riportati appunto dall'Istituto Luce, ce l'ho su DVD. E non solo, ho una biblioteca di oltre 10.000 volumi, ma quello che è importante è che qualsiasi pezzo che io voglio trovare al mio museo, cioè sia come libri, che sono il 90% sono a carattere marinaro, sia come filmato, io lo trovo o sui computer oppure proprio sul dischetto. E questa è una cosa importante, perché non si può fare un museo e poi avere la roba che non si sa dove si trova. Naturalmente anche tutti i pezzi, i reperti, sono catalogati, ognuno con la sua storia. Cioè, se io parlo, non so, della nave Michelangelo,
oltre ad avere il modello, io ho tutta la storia della nave Michelangelo dalla nascita fino al suo disarmo, ecco. E questa è una cosa importante per un museo, avere la storia di tutto quello che si ha dentro. Grazie. Allora, adesso dobbiamo dire come si fa per visitare, chi desiderasse visitare il museo, come può muoversi, cosa deve fare, dove deve rivolgersi. Prego. Il museo adesso presto sarà appunto la Marina Militare, cioè lo Stato Maggiore della Marina che ha accettato questa donazione, e guardi che l'iter per la donazione è durato circa 10 anni, perché non è che uno va lì e gli dice allo Stato Maggiore c'ho questo e lui se lo prende, no, c'è stata un'inchiesta, commissione di inchiesta, commissione di verifica eccetera, ritenuta l'importanza storica di questo museo, hanno accettato questa donazione. Io sono ben felice che finalmente sia finito un Mano Sicure. E questo museo è visitabile tutti i giorni, anche di sabato e domenica, solo però su appuntamento. Però attualmente è chiuso, perché per via della pandemia sia i musei di Venezia che il Museo Tecnico Navale di La Spezia sono chiusi alle visite. E non lo dovrà dire il comune di Chiavari quando sarà visitabile, lo dovrà dire Maristat Roma, cioè lo Stato Maggiore della Marina di Roma dirà quando questi tre musei di mare potranno essere visitabili. Noi abbiamo avuto anche la sfortuna a questo museo a Chiavari che per un periodo il piano superiore dove c'è il museo ha dovuto ospitare alcuni post virus, cioè alcuni malati che erano guariti magari dal virus però erano ancora in quarantena, e allora siccome avevano 57 camere disponibili alcuni malati per un certo periodo sono venuti lì, per cui doppiamente questo museo è stato chiuso al pubblico perché non si poteva entrare dalla stessa porta, da una parte andavano i malati e dall'altra si andava a vedere il museo, capisci? Il comandante Chiacchietta, che è l'attuale diciamo comandante pro tempore della scuola, che assieme al comandante Marco Rainoldi mi hanno aiutato moltissimo in questo ultimo anno, dove io però ho avuto il benestare sia dal comandante, dall'ammiraglio Alberto Bianchi, che era il comandante delle scuole d'Italia, scuole militari, e sia dal comando in capo dell'Alto Tirreno, che è l'ammiraglio Giorgio Lazio. Da queste due persone ho avuto, diciamo, il benestare a trasferire questo museo in donazione allo Stato Maggiore della Marina. Per me è stato, guardi, il giorno 10 di dicembre, quando nello studio del notaio Cecchini abbiamo formalizzato quest'anno, dove ho mandato appunto anche alcune fotografie di questa firma che per me è stata storica, importantissima. E è stato un giorno, come dicevo, importantissimo, perché finalmente so che questo museo avrà un futuro. Perché lì è ben conservato, ben guardato, soprattutto non ci sono oneri da parte di personale, perché un po' c'è il personale militare, ma oltre al personale militare io ho pensato anche al futuro, diciamo, delle persone che possono fare da aiutare a condurre questo museo, che è l'associazione culturale Il Sestante, che avevo fondato tanti anni fa assieme al sottotenente di Vascello Enzo Gaggero, e attualmente il presidente il signor Falcone. E l'associazione culturale Il Sestante ha firmato un accordo di volontariato di condurre e aiutare le visite, di fare da guida quando ci saranno, se verranno riaperte appunto le visite a questo museo. Benissimo. Allora ringraziamo Ernani Andreatta di quanto ci ha raccontato circa questo interessante pezzo di storia
di Chiavari, della nostra marineria, e quando il museo sarà in grado di riaprire ve ne daremo notizia, in modo tale che si possa andare a vedere tutta la bellezza, la ricchezza di storia, di oggetti, alcuni veramente unici, che sono lì presenti. Grazie Hernani, buona giornata. Guardi, io la ringrazio, te le pace, e ringrazio tutti se vogliono visitare il museo, che nessuno è mai rimasto deluso e non lo sarà nemmeno in futuro. Grazie. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie. Benissimo, cari amici, questo è un pezzo della storia del nostro Levante, questa parte per molti sconosciuta, no? Conosciamo Piazza dei Pescatori, per chi non è di Chiavari si tratta della parte a ponente di Chiavari, oggi una delle più belle dopo alcuni restauri che sono stati fatti della colonia Fara e della zona prospiciente, proprio Casa Gottuzzo che si affaccia su Piazza dei Pescatori. Una volta era la zona industriale, potremmo dire la zona dei cantieri navali, un po' come accade in alcune zone di Genova che sono affacciate sul mare ma hanno vocazione industriale. Così era un tempo anche di questa nostra terra. Ora il Covid costringe anche i musei ad avere delle limitazioni, ma ci auguriamo al più presto si possa ritornare a vedere con questa nuova collocazione che è stata offerta a questo museo marinaro. Cari amici, con questo concludiamo la nostra puntata di oggi, vi do appuntamento per domani alla stessa ora. Un caro saluto da Don Fausto.